di SOS Turismo Dentale e ospite speciale oggi qua da Londra, Livio Racovizza. Un applauso a Ciao. Livio. Non parla italiano, non parla sardo, ve lo faccio vedere in questo video. E uno di loro ce l'abbiamo qua oggi, ok? Uno dei migliori designer al mondo è qua, ce l'abbiamo tra noi, ok? Quello che faremo oggi è la presentazione di intanto la linea superior, vi faremo vedere quella che è la base che c'è dietro alla nuova linea che è stata sviluppata gli anni scorsi, e in più vi faremo vedere anche cosa ci sarà in futuro, ok? Le linee successive sul quale sono già al lavoro. Su quali stanno già lavorando e vi faremo vedere come viene fatta una di queste linee in diretta, ok? In diretta live proprio, non solo in diretta live sul gruppo, ma ve la facciamo vedere proprio in diretta con Livio, che è un designer appunto che va a caricare ora un file e vi spiegherò io a parole semplici quelli che sono i vantaggi. Quello che vedete qua sopra è il software che viene utilizzato, è il software più utilizzato al mondo per la realizzazione digitale, quindi dei denti. Quello che si va a fare è caricare fondamentalmente dei file, delle scansioni della bocca del paziente su questo software. E una volta che abbiamo caricato, questi sono per esempio tutti i pazienti che abbiamo in memoria, ok? C'è di fianco nome e cognome del paziente, ci sono i codici. Cioè io praticamente quello che vi ho detto anche altre volte, noi abbiamo tutti i denti dei pazienti con le linee digitali in un archivio digitale. Quindi io posso andare a ristampare i denti di un paziente. Okay, questo è il primo grosso vantaggio del lavorare con il digitale. Quindi avere la ripetibilità di un lavoro che si inizia a fare. Voi direte, vabbè, scontato, dovrebbe essere così, normalmente, no? Dovrebbe essere così per tutti. È il futuro questo. Questo, tutto quello che vi faccio vedere oggi, che noi facciamo anche qua in Moldavia, non è una cosa scontata, è una cosa che si fa in pochi centri. Okay, quello che facciamo noi qua è anticipiamo il futuro, facciamo molto sviluppo, ricerca, siamo in connessione con i centri che fanno questi tipi di lavoro nel mondo e le menti che fanno i designer sono tutti raggruppati insieme, lui è una di queste menti. Okay, una di queste menti. Con cui facciamo anche corsi, sono anche persone certificate, Exocad, quindi la casa produttrice del software fa anche delle certificazioni, non è che tutti possono utilizzare questo software e essere certificati, bisogna aver fatto dei corsi specifici per fare questo. Quello che c'era un paziente l'altro giorno che ho portato con me al laboratorio qua di fianco, eccolo lì, ok. Tu, vieni, vieni, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Perché sennò pensano che dico le bugie, pensano, Devo no? fare da capi, eh? No, nessuna cavia. Ok, lucra, lucra. Siamo entrati, ok, ci presentiamo. Sono Paolo. Paolo, ci siamo fatti un tour del laboratorio l'altro giorno, quando, 2 giorni fa. Ieri. Ieri, laboratorio qua di fianco. A un certo punto c'era una sedia vuota. Hai Sì, visto? E cosa succedeva c'era il però? computer che si muoveva. Segno Magia. evidente che c'era qualcuno che lo interagiva con esso, ma non lì. Non c'era. Cioè, c'era il computer che stavano lavorando sul computer, ma non c'era nessuno seduto al computer. Perché? C'era l'operatore in qualche altra parte del mondo Che stava che lavorando. stava lavorando. C'erano i designer connessi che stavano producendo la linea dentale. Si Noi vedevano possiamo anche vedere sopra. in tempo reale quello che stanno facendo e controllare. Questo è un grosso sconvolgimento a livello mondiale perché
questo lavoro che lui sta facendo qua sul computer, che sta caricando, lo stanno magari visualizzando adesso a New York. Ok, dall'altra parte del mondo, in tempo reale, stanno verificando e loro si possono anche connettere qua e lavorare in due o tre persone. Ci può essere anche una squadra di persone dedicata magari sulla parte estetica, che mi fa tutta la parte estetica anteriore dei denti. È un'altra persona che mi carica, mi sta lavorando nel frattempo sulle giunture agli impianti. Questo è il software di disegno che si utilizza. La persona che utilizza il software, quindi il secondo grosso cambiamento, il primo vi ho detto è che posso andare a stampare la libreria dei file. Il secondo grosso sconvolgimento è il fatto che non c'è più un luogo di lavoro definito per chi fa il design. Ok, chi realizza i denti, chi fa il progetto per esempio della Ferrari, possibile che lavora dalle Maldive. Ok, però la squadra di progettisti, una parte è delocalizzata a Dubai, un'altra sta magari in California, e si procede in maniera parallela alla realizzazione del design. Magari chi fa la struttura, chi fa la distribuzione dei cavi, chi fa la distribuzione magari delle lamiere. Questo è il grande secondo sconvolgimento. Quello che posso, dottore? Vai, puoi andare. Un altro grosso cambiamento di questo è il fatto che noi possiamo andare a fare delle modifiche di forme semplicemente andando a cambiare con delle librerie di file di forme di denti che già esistono reali con un click. Io posso andare, se non mi piace la forma dei denti, cambio la forma dei denti, carico un altro disegno di denti. Okay. Mentre prima, quando non si lavorava col digitale, bisognava fare le fotografie, stampare, fare dei disegni e disegnare. Il tecnico, che se era bravo, riusciva anche a tradurre quello che era sul disegno in un qualcosa di fisico, e il paziente doveva anche avere la pazienza di sottoporsi a tante prove, però non potevo fare, che ne so, 10 prove di forme diverse in un minuto. Io in un minuto posso caricare 10 forme diverse e posso mandare in stampa 10 modellini diversi. Dopo 2 ore ho 10 prove diverse. Provo questi, come vanno? Piacciono? No. Prova l'altro, prova 2, prova 3, prova 4. Ok, voi lo date per scontato, non è così. Vi sto parlando del futuro. Okay. È come avere tante parrucche, che uno si prova la parrucca, ti guardi allo specchio, provi un altro e ok, questa, ni, quella, ok, proviamo a tagliare così. Ok, ora come faccio? Hai tagliato la parrucca? La scannerizziamo e la riportiamo sul computer. C'è uno scanner intraorale che abbiamo giù, facciamo delle modifiche in bocca e quelle modifiche le possiamo andare per esempio a ricaricare sul primo file. Okay, quindi questo è il terzo grande, la terza grande implementazione, a dire il vero 4 ve ne ho dette. Riepiloghiamo, la prima, chi se la ricorda? L'elenco, quindi il database. La seconda, delocalizzazione del lavoro. Ok, la terza è il poter lavorare in team, interagire con più team, più persone. Ok, la quarta è poter fare prove su prove prima di andare a stampare il risultato definitivo, che posso fare delle, vedete che qua già mi ha caricato un design lì sopra. Livio, non piace design, schimba la design. Avevamo un design mai buon, dopo faccio. Bene, dopo lui va a cambiare per esempio il design. Ora lui sta andando a spostare i denti. Vedete che i denti ora li sta spostando a mano. Ok? Ma i denti si possono anche spostare in maniera automatizzata usando l'intelligenza artificiale. Va automaticamente a caricare i denti in una posizione precisa che ha calcolato in base ai contatti e alla dinamica della bocca. Perché voi vedete dei denti statici qua, ok? Livio nel frattempo sta lavorando, ma la verità è che noi possiamo anche andare a caricare dei movimenti standard, cioè la bocca di sopra rispetto a quella di sotto la posso anche far muovere, e quando si muove il software mi indicherà, lo vedremo più avanti, non vi anticipo troppo, mi indicherà anche dove vanno a toccare i denti e mi colora in diversa maniera dove toccano poco e dove stanno toccando molto, e se c'è un punto di impatto critico va a ricalcolare automaticamente la forma.
quella è intelligenza artificiale. Infatti avete visto prima il video, i prossimi anni ci sarà un grosso scontro tra le automazioni nei software e i designer, i top designer, che comunque a mio parere non scompariranno mai, perché una macchina è sempre una macchina, fuori controllo, se non c'è il controllo del processo c'è il rischio di fare grossi danni, stampi delle cose che sono precise ma inutili, oppure che sono molto ben fatte inutilmente. Serve quello, sempre servirà. Qua cosa abbiamo? Abbiamo la possibilità anche di condividere il design con lui. Per esempio, ti mando un messaggino su WhatsApp, un link dove tu clicchi e ti appare il tuo viso con i tuoi denti. Ok, te ne sei andato, per esempio, te ne sei tornato, che ne so, a dove vive lui, a Miami, sta a Miami, no, meglio al mare lì. E tu mi dici, guarda, ok, mi piacciono, cambierei un pochino questo. Ok, 5 minuti dopo ti mando un altro link, guarda qua se va bene. Magari si possono anche muovere già i denti. E magari c'è anche la tua faccia, che avevo scannerizzato. Poi prendete anche le misure, ho visto. Sì. Le misure, però, nelle linee successive c'è proprio la scansione del viso, proprio, ok? Ora, ancora non abbiamo integrato quella roba lì, perché io sono troppo avanti, la stavo per integrare. Mi sono fermato un attimo, perché ho pensato, ok, la scansione del viso 3D, che non so se qualcuno di voi l'ha vista, la scansione del viso. Io l'ho fatta. Ok, quella tic-tic, dove ti giri, esatto. Eri fermo così, poi quando l'hai aperta comunque era ferma la faccia. Alla verità, mentre io parlo le labbra si muovono. Ok, quindi a noi servono in realtà delle scansioni dinamiche, dove c'è la bocca del viso che si muove, i muscoli mimici che si muovono. Io devo vedere integrata la dentatura che lui sta andando a disegnare in dei tessuti che si muovono. E in questo lo vedrete i mesi prossimi, quando sarò dall'altra parte in California con Sander, con Fernando Polanco, ecuadoriano, lui di nativo, ora vive in California da tanti anni, che lui sta facendo gli studi con gli scanner proprio che rilevano il viso in movimento. Ed è l'Artec, uno scanner che avremo anche noi qua per sperimentare e fare con loro gli esperimenti di trasmissione dati con i visi che si muovono. Sono tanti dati, serve la rete 5G lì, però loro Silicon Valley non hanno problemi e neanche noi qua abbiamo le reti più veloci, riusciremo a inviarci quantità di dati abbastanza consistenti così, rapidi. Quello è il next step, ok? Quando l'anno prossimo ci vedrete quei video, noi staremo lavorando sulla ricerca della integrazione dei design in movimento nella bocca in movimento. E andremo a tracciare l'attack 3D, praticamente noi andremo a sovrapporre al viso in movimento, che sarà praticamente una superficie dinamica che si muove, integreremo all'interno l'attack tridimensionale del cranio, l'attack tridimensionale della mandibola, rileviamo i movimenti durante la scansione del viso e si vedrà anche muovere i denti il paziente, ma non con movimenti che ora sono standard, che vanno più o meno bene per tutti, ma movimenti personalizzati. E quello è fondamentale, perché dovete ricordare che questi sono materiali artificiali che non sono innervati, non hanno sensibilità, è possibile sorpassare il limite di flessione dei materiali se non c'è feedback di sensibilità e si arriva alla rottura. Quindi la cosa migliore dovrebbero essere dei lavori personalizzati in dinamica, ok? Denti belli, perfetti, però se ci sono degli impatti, delle interferenze, il materiale, anche il miglior materiale, salta, spacca, perché non c'è sensibilità, non lo senti proprio. Se lui ci avesse, per fortuna non ce l'ha, la gamba di legno, prende fuoco, non se ne accorge finché non sente il fumo, l'odore di fumo. Perché? Non perché ha messo il piede, sì, è perché ha messo il piede nel fuoco, però prende fuoco perché? Perché non fa così. Ok, questo che a noi ci salva nella vita, la sensibilità. Saremmo già morti da un pezzo se non avessimo la sensibilità. Qui presenti di queste nuove future tecnologie, ne avranno qualche possibilità di... Faremo gli upgrade, faremo. Tutte le linee che noi abbiamo fatto in passato sono studiate per poter essere fatto l'upgrade. Ok? Verrà scontato la parte che è stata pagata e la rimanenza, a differenza, si può fare l'upgrade. Perché? Perché la scienza non si ferma. Non puoi pensare che siamo già arrivati e finito qua. No, è sempre in evoluzione.
ci sono sempre nuovi materiali. Quindi il sistema non calcola la forza. Il sistema non calcola la forza, non ha tanto senso calcolare la forza, perché i materiali sono sempre quelli. Okay. Sì, ci sono materiali che hanno diverse durezze, diverse tipi di abrasività e diversi limiti di flessione. La cosa migliore è sempre fare un composito, ed è proprio quello che ha introdotto proprio la seconda parte di cui parliamo oggi, che è lo studio, quindi, della linea successiva a cui stiamo già studiando, in cui si fa un composito di materiali. Mi sposto qua alla lavagna, vediamo qua se siamo sempre in diretta. Qua Livio sta proseguendo con il design. Velocissimo. Paf. E la linea successiva ci vorranno un paio d'anni questa per studiarla, e non è, integreremo diverse cose, integreremo, non è solamente cambiare le forme o cambiare i materiali, ma è verificare poi il comportamento dei materiali sul medio lungo termine. Lì dobbiamo con l'università tecnica vedere la resistenza alla flessione, resistenza al distacco delle colle, e dobbiamo anche verificare se c'è una resistenza alla compressione, non solo alla flessione. Un conto è la flessione, un conto invece è la compressione tra i materiali, alcuni scoppiano, alcuni materiali, e dobbiamo verificare gli accoppiamenti in diverse situazioni dei materiali, perché un paziente arcata superiore, arcata inferiore, qua c'aveva i denti, ok? Qua c'aveva i denti. Io metto gli impianti dentali qua nei denti appena persi, vediamo se si vede qua, si è inquadrato, così vede tutto il gruppo. Io devo andare a calcolare l'accoppiamento dei materiali, intanto tenendo conto dello spazio protesico che mi rimane, che è questo. Qua posso fare già, ti dico, poche cose. Se io invece ho sopra un paziente che ha perso i denti da tanto tempo, gli impianti li devo mettere qui sopra, ok? Io ho questo di spazio più questo. Questo spazio io lo posso sfruttare per mettere, per esempio, Pelton. Oppure, anzi, metallo, titanio, metterei qua, non Pelton, perché ci sono anche altri casi, titanio. Ok, rinforzo. Se invece ce l'ho qua la perdita, gli impianti sono ancora più su, allora metto titanio, titanio più Pecton, che è stress assorbente, un materiale stress assorbente. Quando ho poco spazio così, posso fare solo metallo e ceramica, perché ho poco spazio. Posso decidere io quanti metri, se io ho una bocca così e ci metto 1, 2, 3 materiali, la gente rimane così, la bocca aperta, un cavallo. Ok, ci sono bocche invece che possono essere, poi devo prendere anche in considerazione la dimensione del viso, ci sono visi XS, visi S, visi taglia medium, taglia large, extra large. Ok, io ho per esempio una taglia S di viso. Lei con la mascherina sul viso è una taglia XS, per esempio. Non posso, sei chinata, aspetta che ora torna su. Eccola lì. Lei il viso è una taglia XS. Non posso mettere dei denti che posso mettere magari in bocca a lui. Che lui magari posso mettere dei denti voluminosi. Ci chiedevi ieri se era possibile. Si può fare in tuo caso. Lo chiedesse lei, gli avrei guardato, gli avrei detto non si può fare. Perché sennò rompe tutto. Rompe tutto, scusami, va in interferenza, rimane con la bocca così, lui sviluppa molta forza masticatoria, anche tu, ok? Lui medium, ok? Io medium small, okay? Lui medium large, già, lui sviluppa molta forza con l'apparato muscolare, lui mangia maialetto, hanno donna a casa, pecora in cappotto, ma strappa anche probabile, ok? Sono piccole sciocchezze che però vanno valutate quando si scelgono i materiali. Poi ci sono pazienti che possono avere tremori, okay, che hanno quindi degli spasmi muscolari, pazienti che vanno a mangiare coi denti definitivi le caramelle. Ok, io oggi sto togliendo una garanzia a un paziente che mangia le caramelle coi denti definitivi e li rompono. E come l'ho capito? Perché io sono andato a guardare le protesi. Le protesi avevano una rottura non solo sul dente ma anche dietro dove c'è la ceramica che non tocca, che è la ceramica di rivestimento addirittura della parte
Che ci fai con i denti? Noi copriamo i difetti di fabbricazione, quello che non copriamo è la negligenza. Sono sempre protesi artificiali, uno non ci può fare tutto con le simulazioni. Se ci sono delle perimplantiti, infezioni batteriche, eccetera, lì c'entra poco il paziente, a meno che non c'è un tatto così di tartaro. Però se io vedo delle rotture in dei punti dove le protesi non masticano, non toccano, perché lì ci va con abitudini viziate a sollecitare i materiali. Okay. E questo io lo dico, farò vedere, poi pubblicherò anche le fotografie, perché le fotografie come pacchetti di sigarette salvano le vite, salvano le protesi, di modo che tutti si spaventano e dicono ah, ok, c'ho delle simulazioni in bocca, non sono denti naturali, quelle aiutano tantissimo. Un passo indietro, questi materiali se sono diversi tra di loro devono essere uniti, questo più in realtà fa tutta la differenza. E ci sono anche delle tecniche di produzione del materiale che sono tra loro diversi, perché un qualcosa, una dentatura, una parte, un dente come questi lo posso produrre o per materiale che viene iniettato in uno stampo, ok? Oppure posso produrlo per fresaggio, da un blocchetto, fresa. C'è differenza tra i due? C'è tanta differenza. Uno potrebbe avere all'interno, se viene fuso, quindi diventa vetroso, poi raffredda, non ha una uniformità di stress interno al materiale, che c'ha invece il blocchetto. Il blocchetto fresato, infatti se andate a vedere, materiali ci abbiamo tutte e due, però una non lo usiamo in alcuni casi, lo possiamo usare. L'altro invece è meglio utilizzarlo sempre, perché ci dà meno rischio di rotture e fratture. Quando io rimetto i materiali a polimerizzare, dei cambi di temperatura mi possono dare delle micro crepe, non sono delle crepe, sono delle zone di stress che però poi quando mastica si può rompere, si rompe dopo 3000 cicli di masticazione. Oltre questo io devo calcolare che cosa? Anche che i materiali lavorando hanno bisogno di ritenzione, quindi se io metto un piatto, ci attacco sopra un dente incollato, è diverso che avere un piatto con un pin di ritenzione dove il dente sopra è incastonato più incollato. Uno mi dà resistenza macromeccanica, l'adesione chimica mi dà ritenzione allo strappo e mi dà ritenzione alla sollecitazione in compressione, perché poi io non vado a farli intimamente con essi, lasciamo sempre dello spazio qua in mezzo e qua mettiamo un composito morbido che è stress assorbente. Ok, c'è praticamente titanio, colla, composito, colla, per esempio zirconio. Questo mi fa da assorbimento, questo mi dà l'adesione, assorbimento da compressione, questo mi dà adesione e questo invece mi dà resistenza alla masticazione e all'usura, lo zirconio, che mi simula le proprietà dello smalto. Quello a cui si sta arrivando in futuro, vedete che i design che lui ha montato, ve li indico, vi introduco già la linea successiva per tornare alla domanda che mi facevi. Vedete che sono tagliati i denti lì, sono mozzati, cos'è che manca lì su? No, anch'io avrei detto la gengiva. Cos'è che manca? La radice, c'è il dente ma poi c'è anche la radice. Corretto. Quelli che stanno facendo adesso su questo software sono tutte le nuove librerie dei denti con radici naturali. Ok, le radici naturali, hai WhatsApp, Aish? Dai, deschide WhatsApp. La WhatsApp web. E vi faccio vedere. La posa con Jens, che altrimenti. E ora c'è un grande fermento, perché si è capito che il grosso limite nelle riabilitazioni complete della bocca era il fatto che non venissero calcolate le radici dei denti perduti. Però se il futuro è andare a simulare la natura, vedete che qua ci sono anche le radici sotto? Ok. Il futuro è andare a simulare la natura per giungere
ha delle riabilitazioni della bocca di prossima generazione che comprendono anche le radici e che sono disegnate in maniera più naturale, che poi guardandola, lui è andato via da Londra, è venuto da noi perché non avevano capito questo a Londra. Io quando l'ho visto, 10 minuti, gli ho detto: ma tu sei un genio, hai capito tutto, cioè è questa la direzione corretta, andare a simulare la natura. Noi avremo, lo potete passare tra di voi questo, un materiale di sostegno. Questo è solamente un concept per farvi vedere quello che sarà i disegni futuri dei denti. Avremo una base in titanio che regge le radici perdute. Le radici perdute, il materiale più simile che abbiamo in natura, vedete qua a schermo, ci sarà questo azzurro che è una parte in titanio che dà resistenza e che si avvita sugli impianti dentali. A cucchiaio questo raccoglie che cosa? Le radici residue, ok, le radici possono essere più o meno lunghe, dipende quanto osso uno avrà perso, ok. Quelle radici saranno di un materiale molto 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 più simile alla dentina, che è il materiale che sta dentro alle radici del dente naturale. La dentina ha fondamentalmente, vi disegno come è fatto un dente con la radice chiaramente, cioè la radice lunga che sta dentro all'osso è fatta così, ok, e poi qua c'è lo smalto fuori. Questo è lo smalto. E qua c'è il cemento, che sono delle cellule che servono praticamente. Poi ci sono delle fibre elastiche. Immaginate degli elastici, qua, degli elastici, dei tiranti, e questo è l'osso. Vedete che è perfetto un dente, cioè praticamente l'ammortizzatore. Poi c'è qua una struttura interna che è fatta in dentina, che è molto acquosa, 60% acquosa. Scusate, 60% mineralizzata, questa arriva anche al 96% mineralizzazione, questo 60% mineralizzazione, e ciò poi che cosa? Qua faccio il fulmine, ok? E poi dentro c'ho il nervo e anche il nervo che cosa faccio? Il fulmine, quello che ci fa sentire dolore. Quindi noi nella natura, noi stiamo andando nelle linee bioniche del futuro dei denti, dobbiamo simulare le forme, ma ci servono dei materiali che ci simulano questo, questo, la sensibilità e l'ammortizzamento. Ora come ora le linee che ci sono delle linee stupide, perché non hanno sensibilità ai denti, titanio, zirconio c'entrano poco con lo smalto, dentino, c'entrano nulla, sono materiali che sono diversi come materiali. Dovremmo trovare dei materiali più simili a questo, più simili a questi, e dovranno anche simulare quello che si è perso, perché se io una parte la simulerò questa con l'impianto, ok, perché l'osso sarà arrivato fino a qua, devo comunque andare a simulare questa parte che fa da ammortizzamento, e avrò anche bisogno di un qualcosa che quando mastichi dia una piccola scossa elettrica che mi avvisa, guarda che sei al limite di sopportazione, eh? Immaginate una scossa forte, però che mi dà una sensazione. E ci sono già i sensori che possono trasmettere direttamente al titanio. Il titanio poggia poi nel periosteo, che è innervato, e ci trasmetterà la sensibilità. Quello che stiamo andando a fare, noi siamo partiti, vedete qua la parte esterna che avrà un certo tipo di materiale, la parte interna che sarà un composito polimero simile alla dentina come livello di flessione e compressione, uniti tra di loro con dell'adesivo. Questi saranno cementati, ma il tutto deve essere poi svitabile dalla bocca, perché dobbiamo pensare alla manutenzione. Ok, devo poterlo sbullonare, mandare in riparazione, modificare delle cose e riabitare. E qua dovremo andare questo spazio a sfruttarlo per ammortizzare. Tra di loro, tutti questi denti li tengo separati, di modo che se c'è una rottura qualcosa è confinata al singolo dente, e posso andare a sostituire quel singolo pezzo o ristampare col robot quel pezzo che si è andato a rompere. Posso, a livello qua di alloggiamento delle radici, mettere i sensori che generano quella piccola quantità di energia che poi può dare la sensibilità. Il tutto poi devo simulare fuori la gengiva, chiaramente i tessuti persi della gengiva, che in realtà questa parte qua della protesi è una parte che deve essere lucida, perché deve garantire l'igiene, la pulizia. Vedete lì sotto deve essere tutto rotondo, arrotondato.
di modo che non si incastra il cibo, che sia facile da pulire con lo spazzolino, col filo, con gli scopolini. E questo è un piccolo piccolo dettaglio che però ancora molti oggi ignorano, ma è fondamentale. Ogni singola parte nei denti ha un motivo in quelli che si vanno a ricostruire. Questo lo date per scontato, però è il futuro, ok? Non è una cosa così scontata. Se voi andate a vedere i denti su internet, andate a verificare quelle che sono le linee dei denti, forse uno su 10 sono già arrivati alla linea superiore, ok? Questa neanche la immaginano ancora, questa è una cosa che neanche immagino, che noi stiamo facendo in ricerca con gli altri team in giro per il mondo. Di ossidiana. Queste? Che? Di ossidiana, sono così. E li faremo di ossidiana anche. Ci devo mandare le pietre dalla Sardegna. Ma ne porti un po'. Niente, te lo dici anche con qualche studio in Italia? In Italia io le pubblico le cose anche sui gruppi Facebook, gli faccio vedere le cose. Anzi, nessuno interagisce. È la concorrenza. No, non è per quello, non sanno che rispondere. Perché sono cose molto innovative, che se non le vedi, non le tocchi, è meglio che stai zitto. Che non è vero che esiste il piatto d'osso. Guarda, ti... Aspetta, mi connetto col mio... col mio Facebook. Sì, ma questo tra quando fanno? Quale? Allora, ora vi faccio vedere una cosa, entro col mio account Facebook. Ok, se avete delle domande potete fare, se avete delle domande chiedete perché vi rispondo. La prima domanda è tra quanto? Stiamo sviluppando, ci vorrà ancora io penso 2 anni, ma in realtà poi tutte le cose che ci sono già, si tratta semplicemente di avere tempo e andare veloci, tutto lì, si tratta di avere il tempo, perché c'è già tutto, cioè. Devo solamente... ora usateli 5-7 anni, uniteli. Comunque, questa era la lezione di oggi. Ora parliamo, come sempre spengo, perché c'è una parte di lezione che è dedicata a chi è qua ed è la parte esclusiva di essere in Moldavia, se no basta stare in Italia e faccio live e me lo guardo. Vi faccio un saluto, se avete delle domande scrivete. Questa quindi era la linea superiore, vi ho parlato un pochino di quelli che sono i vantaggi e vi abbiamo anche anticipato a cosa sto studiando con gli altri designer in giro per il mondo. Un saluto.